Ah, ma c'è anche la carota. Benvenuti in questo nuovo video dal naso di Babbo Natale. C'è la neve, ragazzi, oggi. E guardate, ovviamente avete già visto, già sul casco abbiamo il nostro ospite Ricky Vicio. Voi non sapete chi è. Tu non sei mai apparso in un video, penso. L'imperia, babà. Per favore, non faccia lo stronzo. Ah beh, ti sei già presentato, ragazzi. Era quello dell'acqua. No, ti dissoci. C'è un ragazzino che quando siamo andati a far cross t'ha dissato prepotentemente. Oh, ma Ricky, Ricky Vicini è forte. Stile, ma di manetta ne manca un po'. Ricky, ci vediamo sabato in allenamento. Ecco. Comunque, ragazzi, abbiamo qui la nostra Rose Ruth Miller, che avete già visto nel video che vi lascio qui sopra. Oggi facciamo Enduro in Brianza Snow Edition. Abbiamo una nevicata prepotentissima nei dintorni Monza, Brianza, Milano, ma tutta la Lombardia, penso, che non accadeva da... Al secolo. In realtà, ieri sono uscito, torno a casa, ho fatto un giro. C'è la neve a scuola, ragazzi. E la neve fresca? Si muore. Forse un po' troppo, cioè ieri, ragazzi, non si stava in piedi con la bici, quindi abbiamo aspettato perché almeno oggi strade più o meno sono pulite. Arriviamo al bosco dell'Enduro in Brianza e lì noi ci proviamo, ragazzi. Ovviamente, come al solito, l'Arboreto pacca, ma ragazzi, noi siamo pronti e ci dirigiamo al bosco. Sigla. Bene, ragazzi, come vedete la situazione è particolarmente imbiancata e per ora siamo in una zona dove passano tante macchine, quindi strada pulita. Però il nostro obiettivo è fare il classico percorso dell'Enduro in Brianza nella neve e farci qualche bel discesone in freeride estremo. Naturalmente, ragazzi, errore numero uno già fatto, nel senso che non ho il cappellino. Venendo qua mi si è ghiacciato un timpano praticamente. Però, ragazzi, ho il trick della vita per quando fa freddo. Comunque, quando è bagnato, non volete bagnarvi i piedi, avete le scarpe. Praticamente dovete mettere il sacchetto di plastica dentro le scarpe e vi assicuro che è una bomba. Dai, classica gara di impennata. Vittoria. Vediamo, primo punto, vediamo come è messo. La vedo già dura qua, ragazzi. No, allora è ghiacciatina perché è passato un giorno e qua è molle invece. C'ho la bici elettrica! Cazzo, di solito questo punto è cortissimo, oggi sembra lunghissimo. Ponticello! Ragazzi, abbiamo trovato... Qualcuno ha costruito un salto. E lì c'è anche tipo il box per fare i grind. Secondo te è duro? Secondo me sì. Non è bello se vai sopra lì poi scendi e molle qua. È controprendente sta discesa, eh. Facilissimo, è una cagata, fallo, vai. Nel fiume! Solchettino in atterraggio. Grandi i ragazzi che hanno costruito questa roba qui. È veramente come un box, è un asse di legno, ma sembra proprio un box da snowpark, è scivolosissimo. Life short, stunt it. Ah, ragazzi, dobbiamo variare un pelo il giro perché ovviamente entrare direttamente nel bosco sarà infattibile, ci sarà la neve alta 2 metri, non ci si muove, perché noi dobbiamo riuscire ad arrivare alle discese divertenti. 2 hours later. Insomma, praticamente siamo diventati degli stradisti con la mountain bike perché se entri lì, ragazzi, cioè ti pianti. Oh, rischione! Dentro la neve, dai che arrivo! Qua il cross insegna, canali, seguire i canali e via. Ma che cazzo di canali ci sono? Oh shit! Raga, siamo in Svezia! Sweden con la neve! Oh, qualcuno in bici è già venuto, eh! Però! Sulla neve fresca così si riesce ad andare! Che figata! Vediamo! Bisogna andare giù forte qui, sennò. Aiuto! Di qua! Ah, c'è un ramo! Sopra! Oh. Sopra ramo! Vai! Ok, siamo in fondo alla valle, adesso dovremo risalire. Che valle! Quando nevicherà, ricordatevi che le discese sono fighissime, ma le salite sono bruttissime. Che puoi anche spingerla, ragazzi. Cioè, vi frena un botto la neve la bici quando la tirate in salita. Siamo nel fango più totale. Qui gratto con i pedali di fianco. Ah!
Bruciano le gambe. Guardate la ruota davanti, mezzo metro dentro. Abbiamo trovato la discesa ripidissima, cioè ripidissima, la discesa più ripida che abbiamo praticamente qua in Brianza. Siamo proprio in free ride neve fresca. Sono proprio curioso, vediamo se queste scialbine ci reggono. Allora vediamo, il problema è trovare la linea adesso, eh. Allora, chissà se ci si ferma. Il dilemma è questo. Provo a passare di qua. Piano. Finiti. Qui contropendenza pura, vediamo se muoio. Esatto, guarda qua. Sta andando. Oh, ok. Ragazzi, era contropendenza pura. A sto punto forse è meglio passare là in mezzo, che è più morbida la neve. Ok, quindi dritto per così. No, vabbè, minchia, dritto per dritto. Dritto per dritto, io dicevo. Ah, minchia, proprio. Provare. Guarda che c'è un bel bucazzo lì. Aie. Lasciala andare, lasciala correre. Dove vai? Morto. Madonna, raga. È in contropendenza, tra l'altro. Ma poi il bastardo mi ha tolto la neve fresca, che è quella che tiene. Madonna, quanto è in contropendenza. Madonna, raga, è difficilissimo. Boh. Correre è bello, fa un po' paura perché senti che scivola. Adesso la riproviamo. Andiamo a farla direttamente proprio da in cima qui. Raga, ho preso il rischio della vita. Me l'ha filmato Ricky da fuori col telefono in verticale, però perché stavamo filmando per la clip di Instagram. Vi lascio un accenino, ma se volete vedere tutta la clip andate sul mio Instagram nei reel. Attenzione. Arriva. Come smerdarsi in 02, ragazzi. Acqua ghiacciata. Arrivo. Madonna, che puccione. Rischioso, ragazzi. Ponte ghiacciato sul burrone. Siamo in due, ragazzi, su dei legni che sono qui da 500 anni. Ma la merda, siamo nel nulla. Ragazzi, intanto che ci riposiamo un attimo. Bastardo, no, ehi, mettila giù. Oh, minchia ghiaccio. Minchia, mi devo lavare le mani, ho capito. Devo fare un elogio alle gomme, ragazzi, che sono scialbe, ovviamente. Dietro ho un Unstamp, davanti Magic Mary. E vi dico, pensavo di scivolare molto di più, soprattutto sull'anteriore. Pensavo che mi scappasse di più in discesa. In realtà, appunto, col fatto che ho davanti Magic Mary, che è una gomma sì per tutte un po' le discipline, per qualsiasi terreno, ma in particolare è molto adatta anche a condizioni fangose, perché la distanza tra i tasselli è molto, molto lunga. Quindi tutta la terra, o comunque lo schifo, tipo in questo caso la neve, va via in fretta. Invece dietro, che come vedete la distanza tra i tasselli è inferiore, è molto più scorrevole. Su me non va giù, vai. Quella bici è solida, non è? Guarda quella, guarda, No, sto cadendo. Bastarda. Vai giù, cazzo. No. Ma no, ma sei stronzo, mica è duro. Ci sono giù 20 centimetri, sei buttato di schiena. Attenzione. Oh shit. Oh. No. Te l'ho beccata, bastardo. In teoria adesso ci abbiamo la discesa, l'ultima. Ah, prima di uscire, che siamo morti, ragazzi. Però sembra che non ci è passato quasi nessuno. Vediamo. Qua ci sono le radici sotto, bastarde. Si fluttua qua, ragazzi. Qua prendo anch'io questa linea oggi. Dai, Chicco, molla lì sti freni. Dai. Raga, è difficile comunque, vi assicuro che poi si blocca la bici, vedete, cioè appena non c'è discesa, guardate, si inchioda. Ultimo sforzo, non c'ho più le gambe io, ragazzi. Dagliene, Greco, dagliene, è un miraggio. No. Sta anche piovendo. Mamma mia, non sembra vero pedalare
su qualcosa di duro e liscio. Adesso sta anche piovendo anche abbastanza bene. Stiamo lavando di brutto. Abbiamo freddo. No, il giro enduro in Brianza, come i veri, i primi Toto Vlog. Abbiamo concluso anche con la neve. E non è che abbiamo fatto il giro, no, no, abbiamo fatto poi tutto alla fine dentro il bosco. Infatti è una fatica della Madonna. Adesso si va a casa e si mangia. Tu mangi te? Di tutto quello che trovo. Tipo? Gli gnocchi. I gnocchetti, figa. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, che supportate il canale ed è soprattutto è gratis. Iscrivetevi anche, che appunto è sempre gratis. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e scappiamo a casa. Bella.